Ha preso il via ieri al Tribunale di Agrigento il processo con il rito ordinario per 9 imputati coinvolti nella maxi operazione antimafia denominata Xidi. L'inchiesta fa luce sul mandamento mafioso di Canicattì e sui rappresentanti tra le varie famiglie mafiose che lo compongono. In 19 hanno chiesto e ottenuto il giudizio con rito abbreviato dinanzi al Tribunale di Palermo. Gli altri 9 da ieri compaiono dinanzi al Collegio Penale del Tribunale di Agrigento, presidente Vilma Angela Mazzara. Tra gli imputati anche il boss ergastolano di Campobello di Licata e capo provinciale di Cosa Nostra Giuseppe Falsone fino al 2010, quando fu catturato dopo 12 anni di latitanza in Francia. Falsone è apparso in videoconferenza dal carcere di Spoleto, è apparso dimagrito e con una testa quasi rasata, ascoltato le fasi del dibattimento. Pubblica accusa, difesa e parti civili hanno presentato le loro richieste istruttorie con il pubblico ministero della DDA di Palermo, Camilleri, che ha chiesto di escutere 9 testi, ai quali aggiungere un decimo, ovvero il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta di Favara. Gli imputati sono Antonino Chiazza, 51 anni di Canicattì, Pietro Fazio, 48 anni di Canicattì, Santo Gioacchino Rinallo, 61 anni di Canicattì, Antonio Gallea, 64 anni di Canicattì, Filippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore della polizia in pensione, Stefano Saccomando, 44 anni di Palma di Montechiaro, l'avvocato Calogero Lo Giudice, 47 anni di Canicattì, Calogero Valenti, 57 anni, residente a Canicattì.